Costò. Non ho capito chi li ha donati. Ah, Calello, ok, perfetto. Grazie, Cal. Sto, costò, costò. Grazie dei 10 bittini. Istituiremo lo stocco dei. Mi ricordo i tempi in cui si facevano cori del Napoli con i beat, però va bene. O. Belli i cori del Napoli con i beat. Sarò con te. Tu non devi mollare. Abbiamo un sogno nel cuore. Erano molto, molto sentiti. C'era molto pathos in quei cori. Abbiamo un sogno nel quale Markish che usa lo stock. Ciao Slimmel. Ciao Gigano. Come stai, Gigano? Sto bene? Che stai facendo, bello? No, niente. No. Sei partito tu male, comunque non è colpa mia. Sarò con te. Tra parentesi. Ma non devi mollare. Tra parentesi. Han perso i gobbi ieri alla fine. C'è da chiedere alla Wailords. Wailord 6 gob. Ce ne sono un po' di gobbi. Mark, tra poco mi faccio la carta di credito così posso farti la sub ogni mese. La carta di credito. Cazzo, Ipo. Incredibile. Ragazzi, Ipo fa la carta di credito. È incredibile. Come? Come ci sei riuscito, Ipo? Raccontalo all'italiano medio. Uae, abbiamo un sogno nel cuore. Aeo, Stocco torna campione. Eeo, Mark non devi mollare. Ueo, lo Stocco devi portare. Bello, bello. Questo IQ. Grazie. Bella poesia. Cal, bentornato tra i capitani. Goditi lo stemma, le emote e la visione senza pubblicità. Grazie mille dei 10 mesi. Tra l'altro un mese fa non so se ti ho detto congratulazioni per aver ricevuto il Behelit. Inorecchiabile. Via. Tutti quanti. Copy paste. Comunque Wailord immagino che abbia perso la connessione causa treno. Avete sentito del povero Dino che si sta facendo 10 giorni di ospedale per un'infiammazione all'intestino? Come? How does that happen? Oppure non voleva ammettere i suoi crimini.
Che cazzo è Dino? Vabbè, Ipo, ma cioè, veramente. Sì, Discord e lo capisco fin troppo bene. Pure con la rima. Dino e il suo intestino. Rettocolite ulcerosa. Gnam. Ok, intestino Nossingale. Intestino. Anche Intestino era molto carina. Era tipo nel game 5 della God Run 3 sul level 1. Oddio. Voglio dire, cosa? Eh? In realtà è tutta una scusa per allenarsi su Sekiro. Mark, ma io mi sono ricordato di una cosa. Che cazzo vuoi, ipotetico? Ma la trilogy? Arriverà, prima o poi. Un giorno. Your full name's at the stick. You got under your shirt the things that they did. Ora che ci arrivo io la fa anche Mark. Era partita bene perché c'erano tipo tre persone che hanno iniziato a runnare la trilogy. O almeno c'eravamo io e Nox e poi forse doveva iniziare a runnarla anche Galv, se non sbaglio, una roba del genere. E poi io mi sono rotto il cazzo. Nox si è rotto il cazzo. Galv non ha manco iniziato. Nox dubito potrebbe considerato quando. Beh, potrebbe fare un game al giorno, Kurgo. O un game ogni due. Cioè, non importa che sia tutta d'un fiato. Armistizio per la trilogy, esatto. Ah già, mi scordo, non devo andare di qua. Trilogy entro l'anno prossimo. Buona fortuna, Cal. Io non ho proprio più la forza per fare la trilogy. Oops.
No, beh, ok, potrebbe splittare, ma è comunque una run lunga, specie se non puoi fare stream di frequente. No, sì, quello certo, sicuramente. Però, ecco, non è una cosa impossibile, Kurgo. È quello che sto cercando di dire, che non è... Sicuramente non è una cosa facile, ma non è una cosa impossibile. Cioè, però devi fare solo quello. Cioè, deve piacerti a tal punto da fare solo quello e... Quando lo fai, divertirti. Ed è una cosa difficile comunque. Cioè, Nox è arrivato al game 3, eh? Tipo a metà del game 3 era arrivato Nox. Non è che... fosse rimasto al game 2 per sempre o... roba del genere. Poi sicuramente aveva un po' più tempo allora, quello certo. Però quando ci davamo dentro, entrambi eravamo arrivati 2 o 3 volte al game 3. Poi conta che le Any% non sono così tanto pesanti, soprattutto per lui che Dark Souls 2 ce l'aveva molto consistent anche allora. Che era un po' il più lungo per me. Non erano assolutamente così tanto pesanti per lui le 3%. DS3 uccideva entrambi sistematicamente. Secondo me, se iniziasse a fare la trilogy qualcuno tipo Galvarn, avrebbe molte più chance di Manox. Perché il margine d'errore su Dark Souls 3 è molto più piccolo rispetto a DS1 o DS2. Ed è il motivo per cui solitamente si dice che sono più consistent. Quindi se sai fare bene DS3 perché lo sai fare bene, DS1 e DS2 comunque ti lasciano un bel po' di margine d'errore prima di prendere hit. Ma basta dirmi che sono veloce, sono il record. Record italiano di speed. Di esplosioni nella città natale. Vai tu farebbe New Game e New Game Plus nel tempo dei Noran di Domenico. Oh god. Non finirà mai questa storia. Povero Domenico.
Comunque, ragazzi, l'altro giorno eravamo da Mikolash perché... Chi è che era il lato Mikolash? Non ricordo. Vabbè, comunque, eravamo da Mikolash. Bogs, giusto. Eravamo da Mikolash e stavamo guardando la run. A un certo punto White parla del fatto che il conteggio delle anime si vedeva ma non il gain, quindi non quante anime ricevevi. E c'è specificato nella pagina di Dark Souls 3 che deve essere visibile, ok? Quindi ho portato alla luce questa cosa a Mikolash e lui ha detto... no, questa cosa si può fare, è ottimale mettere il soul count sopra la webcam. Vedi, ho un buco nel pet, da lì si vede. Sì, ok, Mikolash. Però io intendevo che non si vede il gain. E sulla pagina ufficiale delle regole di Dark Souls 3 c'è scritto che il gain delle anime, insieme anche al count delle anime, deve essere visibile. E allora Ah, well then, we need to change that rule because it's a bad rule. Ah, ok. Ok. Quindi se adesso vinci la run, cambi le regole. Whatever. Per quello si è fatto ittare dal Cinder, dici, eh? Tutte queste stronzate dell'HOD? Sì, no, è un po' antipatico. Lo stato lasciato e ora Mark non può più. Non sa so più come divertirsi. Tanto è un anno Souls. No, sì, certo, Domenico. Certo. Infatti non era un problema per l'anno Souls. Però io infatti gliel'ho anche detto. Magari per questa run no, dato che è un anno Souls e non le usi. Però per le prossime run cosa farai? E lui fa... No, va bene così, va bene. Ah, ok. Va bene. Chi cazzo me lo fa fare di far vedere il danno a Ness allora? Honestly. Ed avere la webcam sopra gli split, mannaggia la troia. Che fastidio. Little sunshine. Prossimo presidente del Consiglio italiano. Se non ci piace la regola, la cambiamo. Tanto le sfide le faccio per me stesso, ma la verità è che ha ragione. No, ma sì, ma certo, Cal, però è anche vero che... Cioè, ha ragione fin lì, secondo me. Che poi è anche la stessa cosa che dice Arti. E... Cioè, io sono anche d'accordo con questa mentalità, però...
Allora non fai neanche una community a riguardo. Secondo me. È la solita storia del gruppo di amici che lascia indietro il più stronzo perché è il più stronzo. Un gruppo di amici di merda. Perché ognuno fa quel cazzo che gli pare. Vabbè, ci può stare, però, insomma, non lo so. Non c'è bisogno che le regole siano così strette, ecco. Il soul counter, dai. No, allora, io il soul counter lo capisco. Tutto il resto no. Io capisco il soul counter e la vita. Basta. E tutto il resto non lo capisco. Cioè, non sono così stretti neanche nelle speedrun, è quello che mi fa ridere. Va bene. Ullala, Ergod Gamer. Vabbè, ma che antipatia però. Si basta affondi, per favore. Bravi così, state così, fermi immobili, fermi così. Figlio di puttana. Vabbè. Kobe! Run no hit no HUD, ci devi far vedere il soul counter e vita, altrimenti non capiamo se citti. Superato quello al posto del Fire Sage, bloccato il demone centipede, scegli tu Marco e vado a fare sit, visto che gli archivi sono... No, no, no. Sbattici la testa finché non vinci. Questo è sempre il mio consiglio. Perché è quello che farei io. Ma se Rune Negro e Soul Calibur sono delle cagate colossali per sempre perché no, HUD sono esistite da Dio non sa quanto. Se un validatore non è in grado di capire se le cose senza HUD vada a cogliere le fragole. Tira a giro. Ho sbagliato.
Non lo so, io sono una mezza via tra Curvo e White, onestamente. Non credo che dovrebbero fregarsene. Però non credo neanche che non dovrebbero fare niente. Io credo che... Cioè... Boh, è difficile. È una situazione difficile. Io sono sempre stato a favore delle regole fatte per bene, eh. Perché alla fine le regole fatte per bene, quelle che intendevo io allora, non rompevano i coglioni veramente a nessuno. Cioè, era solamente tipo cercare di dare la possibilità a tutti di runnare. Ma se qualcuno voleva avere dei privilegi, diciamo, che altri runner non si permettevano per rendere la run più valida possibile, doveva rompersi il culo un pochino di più. Cioè, per esempio, la gente che non aveva tempo per runnare una run tutta filata. Per me mi andava anche bene far vedere le GT e roba del genere senza che fosse in stream o bla 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 bla. Poi vabbè, il Team Itless ha deciso di stringere un pochino il campo per certe run. Tipo, non lo so, prendi per esempio la run di Victor dove effettivamente eravamo in dubbio anche noi perché giocava veramente tanto tanto bene e... Non sembrava neanche che avesse mai preso una pausa quando diceva che tipo aveva preso una pausa tipo non lo so di un giorno tra un segmento e l'altro e tu dici vabbè è ripartito e ha manco il tempo di rendersi conto di dov'era che cosa stava facendo, aveva già aperto il menu e già messo tutto l'equipaggiamento che gli serviva per la zona dopo. Insomma era un po' incredibile. Quindi insomma, ci sono un po' di run che ti fanno venire il dubbio e che ti fanno dire, però questa cosa qui è molto esploitabile e anche se questa run fosse legit, se ce ne capitano delle altre, non è oltre ogni ragionevole dubbio che lì non ci sia un hit. Poi tu, Kurgo, dici che uno non dovrebbe prendere seriamente queste cose, però... In un certo senso, secondo me, se è il tuo hobby, perché alla fine torni a casa e fai quello, cioè torni a casa, sei molto dentro la community e roba del genere, ci sta anche che tu prenda le cose seriamente, non vedo perché no. Non mi sembra che faccia danno a nessuno alla fine. Poi è ovvio che, insomma, va a finire un po' come il mod overprotective delle chat di Twitch, che un po' forse ogni tanto... rompe i coglioni. Anche se nessuno sta facendo veramente qualcosa di brutto. Tipo qualcuno che scrive cazzo. Ah, hai scritto cazzo, parolaccia, adesso ti banno. Cioè, hai capito? È chiaro che serve anche un po' di cognizione. E che non ci si deve spostare solamente sul. Hai fatto questa minuscola cosa che non andava fatta. Tipo, hai aperto una scheda mentre stavi giocando con Alt-Tab e per 5 millisecondi hai coperto le anime. Run invalidata. Cioè, chiaramente non ha senso. Uno deve, secondo me, partire. Cioè, deve rimanere vero al motivo per cui hai messo quella regola. Cioè, è come l'AI break di Andre, per dire, ok? La regola dell'AI break chiaramente è stata messa per quando, tipo, non lo so, fermi l'intelligenza artificiale apposta a un boss o a un nemico. Se ti capita per sbaglio che Andre abbia un bug nell'intelligenza artificiale che lo blocca, e tu dici, questa però è una rottura dell'intelligenza artificiale, senza però pensare che quella regola è stata messa per gente che lo faceva apposta e che stava cercando di glitchare il gioco per avere un vantaggio. Cioè, non ha molto senso, capito? Il punto è cercare di mettere delle regole che però abbiano sempre in mente qual è il motivo per
primordiale per cui sono state messe. Cioè, tipo, la cosa degli HUD è stata messa perché la gente potrebbe cittarsi dentro anime, potrebbe fare cose del genere. Però è una cosa che noti se qualcuno si aggiunge anime in game. Soprattutto in una any percent, per dire, no? O è una cosa che noti se qualcuno esce dal gioco e carica un save file. Nel senso, puoi farlo più in segreto possibile, però il dubbio ti viene, e poi se vedi che anche copre le anime, allora fai 2 più 2 e dici ok. Cioè, nel senso, devi un po' investigare. Non deve essere la pappa pronta, hai capito? Cioè, non è che deve essere per forza necessariamente un... sì, deve essere tutto a prova di cheater. No, se c'è un cheater, in qualche modo e dalle cose che è, lo puoi capire. Fine. Cioè, deve essere una possibilità di poterlo capire. Se poi tu vedi che qualcuno fa run da 3 anni, ok, su DS1, e ti copre per 5 minuti di fight la vita di Ornstein mentre lo fa consumabili, tu, cioè, devi avere un pochino di contesto. Non puoi invalidare le cose senza contesto. Non puoi invalidare le cose perché c'è questa regola che viene rotta. C'è questa micro regola che è messa lì per un contesto specifico. Cioè, è quello il problema, secondo me. Che non si prende mai in considerazione il contesto. È quello. La run di Victor era in dubbio per, appunto, come le cose che faceva. Alcune hit che erano un po' strane alla DS2, cioè che dovevano esserci ma non c'erano. Poi c'era il fatto che l'avesse registrata tutta offline, il fatto che non mostrasse né equipaggiamento né IGT quando ritornava in gioco. Cioè, nel senso, c'era un ammontare di problemi che... E poi era una persona che era completamente nuova alla community. Cioè, è entrata e ci ha droppato una DS2 All Bosses. Capisci? Cioè, sono tutte cose che in un contesto specifico ti fanno dire: beh, qui c'è un ragionevole dubbio se stesse cittando o meno. Se sono io che faccio queste run da una vita e tu mi dici stai coprendo il numerino di Ornstein, succhiami i coglioni. Capite? Cioè, nel senso, secondo me sono delle cose che... però tu dici poi, ma dove traccio la linea? È sempre la solita storia. A volte le regole arbitrarie hanno senso di esistere anche se sono arbitrarie. Fine. Questo è quello che penso io. Ma quello che mi fa un sacco strano è che questa sia una sfida con noi stessi. Non sono speedrun. Se uno cheata e le run viene messa sul team hitless che ci guadagnano. Il diritto di vantarsi per una cosa che non ha neanche vinto. Posto che a chi lo faccia mi fa pena. Mi sembra davvero un balordo avere più regole. Balordo avere più regole che nelle speedrun. Dove la competizione è contro altre persone. Sì, sì, no, ma sono d'accordo io, Curgo, sono d'accordo. Infatti aggiungere regole extra rispetto alle speedrun, soprattutto per quello che riguarda l'HUD, al massimo lo puoi fare nelle situazioni in cui, per esempio, in speedrun ti dicono non è necessario vedere la barra della vita. Magari in hitless sì, capito? Cioè, nel senso, quelle sono sensate. Altre no, secondo me. Vabbè, comunque, rent a parte di cosa penso che il Team Interest potrebbe fare per rendere l'ambiente un pochino più newcomer friendly. A me le regole non dispiacciono. Ma anche perché sono una persona con tanto tempo per runnare, sono una persona che... Quindi, cioè, onestamente, se la pensi come così, Curgo, se la pensi così, non ha neanche senso far parte del Team Hitless. È quello che ti sto dicendo. Cioè, nel senso, ci sta che la pensi come tante altre persone della serie. Io le sfide le faccio per me stesso e non dovrebbe essere una cosa che... Cioè, le regole del Team Hitless non dovrebbero essere una cosa che mi ferma.
Però allora non ha senso neanche cercare di farne parte. Cioè, è un po' la stessa storia del. Ok, adesso sarà tutto molto. Un campo minato in questo momento il mio discorso, però. Viber. Allora. La Chiesa, ok? Per quanto io non sia d'accordo con molte cose che la Chiesa pensa, io non è che vado a rompere il cazzo alla Chiesa. Perché se la Chiesa vuole quelle cose lì e la gente che va in Chiesa è d'accordo con quelle robe lì, io non ci vado, professo la morale che credo sia giusta e non vado in Chiesa. Per quanto molte delle cose che penso io possano essere in linea con la Chiesa, tante altre no. Ma non vado a rompere il cazzo alla chiesa perché io voglio andare in chiesa, perché io voglio andare in chiesa. No, la chiesa sta dove sta, io sto dove sto, fine, punto. E a quel punto non vado a dire alla chiesa, però potreste, fare questo. Ma però, non è giusto che avete questa regola. Ma sono cazzi loro, è casa loro, io non ci entro, fine, ho risolto. No, questa è la mia opinione. Che secondo me è un po' l'opinione del. Ognuno si fa i cazzi propri e siamo tutti felici. Che è sempre lì, si ritorna sempre lì alla fine. È incredibile, però è vero. Si ritorna sempre lì. Quando ognuno si fa i cazzi propri, siamo tutti felici. Quali cose in comune tu abbia con la chiesa? Utilizzato ognuno al suo posto. Ma sì, infatti, cioè, nel senso, se poi ci sono più persone che la pensano in un certo modo e si distaccano dal pensiero di qualcun altro, si forma un altro gruppo in cui si pensa tutte le cose nello stesso modo. Ci può stare. Ma così è tutto frammentario. Capita, capita. Se ci sono delle cose che non possono essere cambiate perché la mentalità di qualcuno è troppo fissata su certe robe, allora li lasci dove sono e ti fai un altro gruppo con persone che pensano le stesse cose che pensi tu. Fine. E così funziona il mondo, ma da sempre. Cioè, il fatto della creazione del team intoccabili, ragazzi, è nato per quello, eh? Cioè, nel senso, è letteralmente nata alla Bender, al Luna Park. Mi faccio il mio team con le mie. Con Blackjack e Squillo di lusso, cioè. E per tante cose ci stiamo un pochino unendo al Team Hitless. Anzi, senza Blackjack. Esatto, ci stiamo un pochino unendo al Team Hitless. Ma un po' per scelta di noi coordinatori, che sono comunque le menti che hanno creato un altro gruppo che in parte si distaccava al Team Hitless. Ed è anche il motivo per cui ci sono delle incomprensioni a volte all'interno dei due gruppi. Per esempio, Kal-El, che fa volentieri parte sia del Team Intoccabili che del Team Hitless, l'altro giorno nella discussione ha detto che non si potevano cittare le armi all'inizio perché effettivamente nel Team Intoccabile non si possono cittare le armi all'inizio. Almeno non abbiamo avuto ancora questa discussione, però è ancora un'area grigia di cui non stiamo parlando. Nel Team Hitless puoi, è già stato detto, nel Team Hitless puoi farlo. E nel Team Intoccabile è sempre stata un'area grigia, non abbiamo parlato, non c'era abbastanza gente con cui fare questa discussione e quindi. E quindi a volte ci sono delle incomprensioni del genere, no? E ci sta, perché se uno vuole viaggiare in entrambi i mondi e stare in entrambi i gruppi, deve comunque averci un pochino il cervello diviso per Team Intoccabili e Team Hitless, perché siamo due gruppi diversi, anche se facciamo parte della stessa categoria di Challenge Runner, ok? Le sfide non le faccio solo per me stesso, altrimenti non le farei in stream, non le manderei, eccetera. Le faccio per me e per il riconoscimento della community. Come faccio io, Cal? Giusto che ci siano delle regole, ma giusto che ci sia anche il buon senso in alcune decisioni. Sì, sono d'accordo, sono d'accordo. E poi è comunque un problema nostro, Cal, cioè nel senso, siamo noi che vogliamo un po' entrambe le cose e quindi pensiamo che certe cose andrebbero fatte in modo diverso. Però di fatto non è che possiamo proprio farlo, cioè non è che possiamo proprio cambiarle. Quindi facciamo un po' parte di quel gruppo che se la prende nel culo in qualsiasi caso, perché non possiamo fare quel cazzo che ci pare, però non ci vanno neanche bene le decisioni che prendono gli altri. Vabbè, è un'esistenza
pacifica, ma estremamente frustrante a volte. Capita. L'unica cosa che puoi fare è farti sentire quando qualcuno ti fa un torto che è un torto palese, come è stato fatto per me, per esempio a me, con sto coglione. E io ho detto: no, ascolta, a me va bene se i coordinatori, cioè se i validatori pensano che questa non vada bene come cosa, però vorrei sentire anche un pochino la community, perché, sai, c'è un gruppo ristretto di persone che pensa una certa roba, però non è stata fatta vedere a un gruppo più vasto di persone, magari c'è una maggioranza in un gruppo che non prendi in considerazione che la pensa come me, quindi vorrei un attimo parlarne. E chiaramente lì mi è stato detto: certo, hai assolutamente il diritto di farlo, e quella secondo me è stata una cosa molto carina, piuttosto che silenziarmi e dirmi: no, vabbè, vabbè, quello sarebbe stato un po' una dittatura, e da lì mi sarei veramente tanto distaccato dal Team Itens. In questo caso però non c'è stato questo problema, e quindi tutti felici, e alla fine Andre non era un problema, e bla 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 bla. Tutti contenti. Capito, nel senso, è frustrante, però è anche appagante, perché chiaramente senza il riconoscimento della community, per me e per te, un po' questo tipo di challenge perderebbero. Quindi, onestamente, voglio tutti e due, perché sono egoista, e certe cose cerco di cambiarle nel mio piccolo, poi fine. Se non ci riesco, sti cazzi, se ci riesco, meglio. Che poi le persone come noi in realtà sono quelle che si fanno anche sentire di più durante le discussioni, tipo Pyro Only, roba del genere. Perché sono le persone che chiaramente ci tengono di più al riconoscimento della community, ma comunque ad avere delle regole ben strutturate che non rompano il cazzo a nessuno. La copertura momentanea della KOD non dovrebbe essere un problema. Sì, soprattutto... Sì, vabbè, la KOD a comparsa di Elden Ring, se trovo qualcuno che lo usa perché gli piace... è già problematico, no? Borta, a te piace? No, dai. So che piace a Gaust, ma vabbè, ma Gaust è tutto... un personaggio suo. Io non ce la farei. Non sopravviverei. Sì. È vero, beh. A me piace sempre la KOD comparsa. Io devo avere sempre... Sono un maniaco del controllo. Devo sempre avere sotto controllo che cosa fa il mio PG, che cosa ha, che cosa non ha, e... ogni tanto ci butto un occhio e non voglio dover premere un tasto per capirlo. No, 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 la validità dei World's First è un'altra storia. Che onestamente io ho sempre un po' preso come legge universale. Perché se qualcosa vale, non vale come World's First, ma vale come altra run, mi puzza. Cioè non è... è un double standard anche quello. È qualcosa di insensato per me. Cioè che valgono le regole per i World's First dovrebbero essere la base per tutte le altre run. Quindi se mi rendi una roba valida per una run non World's First, me la devi rendere valida anche per i World's First. Questa almeno è la mia opinione, perché altrimenti non ci trovo veramente un senso. Altrimenti non entri nel team e ti fai la run per te stesso perché vuoi la run citata all'inizio. Fine! Tutti contenti.
Ma alcune run sono noiose. Sapessi che non lo so, che alcune run sono noiose da fare legit per i World's First. Per delle regole che poi magari cambiano domani. Hai capito? Per delle regole che poi mi dicono: ah sì, adesso le tool assisted valgono come World's First. Ah, ok, benissimo. Quindi il fatto che io mi sia fatto tre quarti di gioco consumabile per avere la Moonlight, adesso se ne va nel cestino. Va bene. Ok. Ah. Che comunque se ne va nel cestino per il team, ma non se ne va nel cestino per me, perché per quanto io fossi prima dell'introduzione della regola dei consumabili, fossi più d'accordo per come faceva le regole CBD, quindi solo danno con l'arma che hai scelto e basta. Se l'arma è rangeless, la fai rangeless e basta. Però quella è veramente da purista, cioè lì sei veramente al limite del fattibile e figo, eh. Però quella secondo me potrebbe anche rimanere una scelta, contando che l'escamotage dei consumabili non sono un'arma perché i consumabili non sono nella slot dell'arma, a me piace molto, la trovo una cosa carina, un piccolo escamotage divertente e infatti a me va benissimo così. E da quando c'è questa cosa, io ho iniziato a runnare Weapon Only come se fossero la sorgente della vita eterna, hai capito? Perché mi diverto proprio. E quindi, dato che c'è la possibilità di divertirsi e anche di avere il riconoscimento da parte della community, che sono le due cose che mi interessano, godo. Godo. E quindi perché non farlo? Cioè, le Weapon Only sono proprio il tipo di run che mi piace. E poi c'è tanta gente che le weapon only le vuole togliere. E se le volete togliere, un po' mi dispiace. Un po' mi dispiace, sarò sincero. Un po' mi dispiace. Però, che ci vuoi fa? Farò sentire la mia voce. Se cambierà qualche opinione bene, altrimenti, fanculo le weapon only. Mi metterò a fare tutte le run in New Game più 7. Anche pro toglierle. Ma dicono che intasano la pagina dei World's First. Il che è vero, però piuttosto, signor gestore del sito, fammi una pagina per le weapon only. Ti prego. Fammi una pagina staccata dalle altre run con scritto weapon only. Ma anche una sezione. Come sul team. Come sul team italiano. Prego, non ti costa niente. Una sezione per ogni arma? No, vabbè. Eliminate le weapon. Vedi, vedi, c'è il 50% della community che le vuole togliere, il 50% della community che vorrebbe che avessero più spazio per sé. Finché mi concedono di farle e me le riconoscono, io le metto. Sembra che chiedi un po' troppo. Vabbè, Guido. Guido, tu cosa ne pensi invece del sito italiano? Credi che sia organizzato relativamente bene? Dato che so che sei critico schietto. Magari un po' iperbolizzi, ma lo terrò a mente quando dovrò setacciare il tuo commento. Che è un po' come la Solo Ludwig, ma non trasformata. Solo lame nella mano sinistra? No, io non credo che lì sarà contata comunque, io ve lo dico. L'ho già detto e già lo ripeto, non cambia abbastanza da una run all'altra, però. Ma vedo da un po' il sito Link. Oddio. Un mod sarà gentilissimo in questo caso, Guido. No. Nice try.
No, quello è il Team Hitless, Cal. Il sito. Niente. Intendo il sito italiano. No, for fuck's sake. No, e niente. Ragazzi, grazie. Un mod sarà gentile. La scomparsa dei mod. Beh, ma sempre. Tipico. Neanche vicina quell'ascia al mio culo comunque. Dai, cadi. Posso ancora rientrare per dare il mio supporto? Non stai aiutando la tua causa così, Guido. Io sono sincero. Esatto. Casa, dolce wifi. Cosa che dovevamo chiedere a Wailord, ragazzi? Ah sì, Wailord, quanto sei coglione? No, non mi ricordo. C'era una roba che avevo detto Wailord, però non mi ricordo. Cosa mi dovevate chiedere, bimbi belli? Non mi ricordo, Waylords. Qualcosa che dovevamo chiedere a Waylord. No, no, non è quella, Waylord. Chi ha fatto il sito italiano del team? Ragazzi, ma qui c'è qualche shower, eccoci. Non esisto. Allora, 15-10. Allora, qua dobbiamo fare un bordello di livelli. Cazzo, adesso vero gro. Eccolo lì. Ogni live deve esserci il momento cazzi. Ormai è staple. 15-16-26. Stavolta ci riusciamo. Ok. Si può fare un comando per il sito? Si dovrebbe, sì. Ma ancora non l'abbiamo mandato il sito, ragazzi?
nessuno. Porco cane. https://www.wixsite.com/markish. Ah no, ecco, vabbè, dai, quasi. Manca, invece del www c'è Markish00, easy. Scusa, Cal, non ti merita. Che mania di protagonismo? Che ho creato io il sito, quindi non posso farci nulla. Ho provato a migrarlo una volta, ma cambiava un bordello di roba. Quindi non ne valeva veramente la pena. Avevo provato a migrarlo in un, nella mail del Team Intoccabili e diventava invece di Markish00 Itlessita. Però faceva cacà. C'erano un sacco di problemi stupidi. Posso provare a fare un sito per il team intoccabili? A gratis. Puoi provare, ma poi non ti puoi offendere se ti dico che non lo utilizzeremo. Se accetti le... la premessa, mi va bene. Sono un po' di cose nel sito in realtà che andrebbero aggiornate. Verrà sicuramente meglio del tuo, Suka. Interessante. E cosa utilizzeresti per farlo, Ippo? Paint. Ma come il Bania Guy tra i membri? Ha richiesto di essere chiamato così, Erk. HTML come ogni persona normale. E il dominio me lo paghi tu? Paint è l'HTML del 2023. Che non mi piace ovviamente è che si è fatto con Wix, però cambiare quello sarebbe un grande sbattimento. Ma non necessariamente, Guido, si può pagare, però sai, non stiamo ancora facendo abbastanza soldini con il Twitch del team Intoccabili per comprarci il domain e non avere il watermark del cazzo di Wix ogni volta che usiamo il sito. Ho saputo da maggio che in realtà si potrebbe comprare il nome di un domain tipo a pochissimo, una roba tipo 5 euro all'anno. E sarebbe fighissimo. Però, cioè, col nome me ne faccio veramente un cazzo. Anche perché adesso mi hanno notificato che il team Intoccabili lo puoi trovare direttamente su Google anche se non abbiamo un domain. Cosa che io non credevo fosse possibile, ma se vai su Google e cerchi Team Intoccabili, cosa che forse avrei potuto dirti prima quando cercavi il link. se cerchi Team Intoccabili, ti esce fuori. Però vedi, cioè, è una cosa talmente strana che non ci penso neanche. È
Insomma. Mark, se dovessi lasciare il mio PC con la scheda del sito aperto e qualcuno venisse a leggere il canale destinato ad un pubblico adulto e cliccasse inizia a guardare, potrebbe rimanere molto deluso. Sì, però deve essere anche qualcuno che non si fa i cazzi suoi, c'è da dire. C'era il Facebook fino a un anno e mezzo fa, rido. C'è tutto. C'è Reddit, c'è Facebook, c'è Twitter, c'è Instagram, c'è tutto. Non abbiamo TikTok, che volevamo chiedere a Luigi se voleva gestire. Ricavate le run validate da ognuno. Che figata. Eh sì. Niente, dai. Let's go. I porno non vanno bene, hype. Niente, ipo torna a zero idee. Vabbè, ragazzi, dai, ONS. Che situa? Che situa? Come ho fatto a non prenderlo però? Beh! Sì, ciao. Il Fanny, il grande ridere. Oh! Mi si è incastrato il pad. Non so se avete visto, ma non andava avanti la levetta. Anco. No, dai, no! No! Perdere così no, eh. Non ho le forze. Ma poi, cioè, chiaramente nella fight di ONS doveva iniziare questo problema. Non poteva iniziare un pochino prima, un pochino dopo, no? Dentro la fight. Ancora, niente. Giuro che se perdo la boss fight per il controller della PS5 smatto. Beh, ma fai qualcosa però. Salto. Oh! Vabbè, però qui stiamo esagerando. No, era perfetto. Sì. No.
No. Vai, 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 bravo. Dai, è così, Ornstein. No! Dai, è così, Ornstein. No! Dai, è così, Ornstein. No! Sì, l'ho preso. Ok. Vabbè, è così? L'ho preso, suka. Oh, I can see shit. Non bene. È stato un po' greedy quella bomba, forse. No, Biggie. Basta. Sì! Sì! Grande vittoria, amici. Un po' lento a reagire qua. Anche Smo. Bella merda. Ok. Benissimo. Dai. Dai. No. Non dire gatto. Niente, quella non mi sembra che sia neanche punibile, è solo rischiosa. Quasi quasi non provo più. Eh sì. Che RNG. Se Smo non... Certo che però alcune bombe secondo me dovrebbero hittare, eh. Cioè, se sbaglio la hitbox è veramente di poco poco. Finalmente ha fatto l'attacco giusto. Bel meme. Cool guys, don't look at explosions. Dai! They blow things up and then walk away. Ok, niente lingering.
Mi piace molto come è messo, eh. Mi piacerebbe che stesse un pochino più a sinistra. Un po' più di qua. Dai, così è molto meglio. Ai ai. Let's go! Tutto culo. Grazie dei GG, ragazzi. Ora si risponde sì ad Ask. Ricordiamo di dire di sì ad Ask. For fuck's sake. La domanda inversa e ti fotte e sparisce di nuovo. Non vuoi che ti aiuti, vero? Sì? No? Vengo a prendere a schiaffi, faresti benissimo, beh. Allora, per mese prossimo faccio sto sito. Fatto benissimo. Vostra scelta usarlo o meno. Va bene, Ipo. Deve essere anche facile da aggiornare perché o lo aggiorni sempre tu, senza venir pagato. O lo aggiorno io, che forse ha più senso. Anche tu senza venire pagato? Sì. Non vuoi che io non ti dia il mio non aiuto? Esatto. Esplosione subatomica nel cervello di Mark. Pagati da solo, Mark. Infinite money glitch. Chiedi ad Ask se è arrabbiata, lei ti dice di no, la vera risposta è sì o sì. Ma non fatemi confusione, ragazzi. Ah, non sono andato a comprare le bombe. This is a problem. C'è un falò qua vicino? No.
F è un osso del ritorno. Unlucky. Il boss più difficile da run Dusk. Dopo Andre, però, Marco. Tanto finirà che il sito non ti piacerà per non finire ferire il tuo ego. Ma no, ma tanto non è che deve piacere solo a me, eh. Cioè, io lo propongo al team di coordinatori, mica. Mica me lo propongo da solo. Ipo 00. Che dobbiamo rispondere a Dusk? Sì. Sicuro? Ti prego. Questa stream ieri ho chiuso con la mia ragazza dopo un anno di relazione, mi ha tradito con un tipo random, ho il cuore a pezzi. Mi dispiace tanto, Ale, sappi che ti posso capire e che c'è pieno di gente di merda anche se non sembra gente di merda. Però tranquillo, poi passa, poi passa. Ci stavi insieme da un po', quindi sarà dura. Più che altro perché avrai un po' sempre il ricordo di sta persona, però poi passa, tranquillo. Serve tutto per trovare la persona giusta. È allenamento, è practice, Ale, fino ad arrivare alla run finale, no hit. Allora. Comune. Penso quanto sarebbe comodo citarsi la ragazza giusta inizio run. Bravo, Cal, bravo. How I Jet Your Mother? Scusami, How I Jet Your Mother lo guarderei subito. No, Jet è meglio, Marco, per favore. Fanno no hit IRL con le donne, dai. Quasi impossibile, te lo dico, eh. È peggio di una God Run All Bosses. Ah, i getti ormai. Strafani. How I get your mother to my house? No, no. Il flex finale. No, Domenico, no. Le niti valgono anche con le tipe. Colpirle con un sacco nero vale come se nascondo l'HUD. Ci stiamo addentrando in territorio pericoloso, amici. Qua c'è un'anima gratis, Wagyu. Perché non la prendo? Sono tipo 8K quelle. Ride. Cos'è successo? Howijetyourmother.com. Succede?
How I reject your mother? Ah, giusto, il dipinto. Non l'avevi menzionato prima. Allora, amici. No, le salvo. Beh, ho preso l'anello del sacrificio in Saran. Ah, sono scemo, ragazzi. I forgot. I had to push my camera all the way up. There you go. No, adesso cosa c'è? Boh, possiamo farle a caso. Facciamo questa. Poi facciamo questa. Ok, e poi l'ultima che sta. È l'ultima? Sì, ne abbiamo rotta una là. Che sta. Era questa, no? Che non si è rotta prima. Ne ha rotto un'altra. Al P2. C'è qualcosa che non va. C'è un qualcosina che non va, amici. Ah, mirato e mirato giusto. È strano che non sia ancora morta. Ragazzi, si è rotto qualcosa, forse perché ho fatto le teste in ordine diverso dal solito. A sto punto, invece di mirare tutto in alto, miro leggermente più in basso, vediamo.
abbiamo sprecato un bel po' di bombe, ma chi se ne frega, ha funzionato. E poi c'è questa qui. Maledetta sta run, sì, in palese. Ed è così. Ok. E adesso facciamo l'ultima. Non sono sprecate se si risponde di no ad Ask, vero. E l'ultima è così. Terremoto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Oops. Step 1 su 3. Dio mio, ragazzi. Come ho fatto a non colpirlo? Va bene, è fortissimo. Perso un po' di bombe nere, ragazzi. Fatto. Step 3 su 3 completato. Let's go. GG. Tutto culo. Oddio. Ok, adesso dobbiamo stare attenti a loro, perché loro si possono aggrare. E io posso finire nel lago. Nessuna di queste due cose è divertente. Anche se finire nel lago in effetti sarebbe abbastanza comedy. No.
Che vita di merda la mia. Guarda dove cazzo si è messo il segno poi. È il posto dove era più probabile che si aggrassero sti stronzi. Volare nel lago, esatto. Eh sì, cosa vogliamo fare? Tutto bene? Ok, grazie Dusk che hai messo il simbolo lì. Sempre gentile tu. Ti odio con tutto me stesso. New! Questo un po' di bombe in più. Sì, ne dovevamo usare 50, ma non fa niente. Invisibilità e catalizzatore. Scusami, ne posso comprare due di invisibilità, giusto per capire un attimo per le prossime run? No, ok, benissimo. Scialla. Ah, beh, siamo qua. Tanto vale andare a prendere le bombe, no? Dobbiamo prendere adesso. Dovremmo averne tipo 70. Una roba del genere. Avete visto le 8000 anime di prima? Quanto erano utili, anche se non sembrava. Ok, ce ne prendiamo proprio 70. E così dovrebbe andare. Anorlondo. Sì, raddoppio il numero di cast, esatto. Una meccanica intesa? Yes. Ricordati di utilizzi, sì. Ogni run è incredibile. Il fatto di non andare a fare girandola subito dopo NS mi uccide. Mark, ma hai l'anello per raddoppiare gli utilizzi?
Quello di Dusk li raddoppia, Marco. Troppa l'idra. Eh sì, no. Basta leggere. Non mi ricordavo se lo raddoppiava. Beh, allora quasi quasi me lo piglio, sì. Me lo metto in quella sezione là. Mi devo solo ricordare di toglierlo per mettere l'RTS Arbob. Aumenta, non raddoppia. Di quanto aumenta? È un modo per saperlo. Trenta per cento. Bravo. Guarda, guarda che non si può usare invisibilità due volte in questo gioco. Ti pare? Sembra di S3? La gente che diceva di mettermi. Di prendermi. Ashe per evitare di prendere l'anello del drago dormiente. Ragazzi, ma sapete quanto cazzo non è una buona idea? Che due coglioni averci sempre la rottura di palle che quando ti finisce il cast lo devi ricastare? No. No, no. Ma leccatemi le palle voi e la speed proprio. Cioè, ma leccatemele tutte. Manito in RTSR. No, non me ne frega niente. Ma proprio una zero. È Nito poi. Fosse un boss pericoloso. Nito. Itanito in arrivo comunque, palese. Dopo sta frase. Adesso dovrei usare. Beh, adesso aspetta, facciamo un livello al massimo se possiamo. Quattromila anime le butto. Volentieri. Un fissato con premere no al posto di Sinstaran.
Scusami, se io adesso mi metto questo, posso farlo? Sì. Ah beh, me ne aggiunge uno. Direi che faccio a meno. Visto che era 30%, poteva anche essere 50, Domenico. Perché tanto DS1 arrotonda sempre per difetto, quindi. Anche 50 era giusto. Che strano e bizzarro gioco. Mi piace di più che gioco di merda, Domenico. Dovresti iniziare a dirlo più spesso. Bel tiro. Anche questo. Quasi, dai. Dai, dai, Dynamite. Ti prego no, Cal. Ti prego no, non stare dalla loro parte.
Madonna, senza musica che caga sto posto. Ok. Allora, se mi date un secondino, mi vado a vedere un attimo come facevo questa sezione. Intanto inizio a registrare da qua. Vado a vedere come facevo questa sezione. Nell'altra run. L'anno rings. Così sono sicuro di quello che cazzo sto facendo. Arrivo, eh. Scusatemi. Ok, le cozze riuscivo a gestirle bene. Facevo invisibilità. Andavo verso il cristallo. Come sempre. Adesso devo prendere danno qua. Dai, come cazzo si fa a non prendere danno? Ok.
Amici. Let's go! Oops. Danno potenti in RTSR poi. Pazzo, completamente folle. Attacco insensatissimo per quello che stavo facendo, ma non fa niente. Ah, Dio mio, che palle!
Grazie del GG, ragazzi. Ai, addio mio. Che le boss fight sono corte. Ok. Ah, ragazzi, prima di andare a fare pinwheel, andiamo a potenziare l'arma al più 2. Ho appena usato tutte le nostre anime, però. Why am I like this? Mo' inizia la run? Beh, sì, se non avessi fatto il coglione. Beh, potremmo fare prima la BOC così non devo usare l'arma e poi posso potenziare al più 2, dai. Facciamo così. Ok, quindi cambiamo la BOC. La mettiamo prima di Pinwheel. Abbiamo abbastanza umanità. 17, 1, 18, 4, 22. 22, 27. No. 27. Petrus ne da 2. 29. Dio mio. Bello un altro boss a bombe. Raga, non so come fare. 17 più 1, 18 e 4, 22, 22, 27, 29. C'è un'umanità da qualche parte? Beh, potrei prendere l'anima Petit. Però poi non ho più ossa. No. Facciamo pinwheel al più 0, dai. Su. One shotterò gli scheletri? Bella domanda. Beh, potrei usare invisibilità per quello scheletro. Lo faccio? Sì, dai. Sì, perché non lo one shot. Uso invisibilità. Sicuro non mi vedrà. Ciao, meglio questo oppure Dark Souls 3? Preferisco DS1 io, però generalmente è meglio DS3.
Idolo, benvenuto nella regione, grazie mille del follow, gentilissimo. Ho missato lo scheletro. Ah, troppo in alto. Ups. Non è morto. Ok. È ora di testare. Garantito momento, yes. Garantito. Questo scheletro è garantito. Allora, invisibilità. Nice. Undead Legion, Legion of the Undead. No, quelli erano altri tempi. Allora, anello con emblema del legno oscuro, direi che è il momento di usarlo, però poi ho paura di essere in mid. Quanto pesa la stronza qua? Qualcuno mi può controllare? La troia pesa 6. Beh, non è tanto. Ma per nulla. È per nulla tanto. Ma proprio 0. Non pesa un cazzo. Ok, dai. Allora facciamo così. Vediamo. Fast. Benissimo. Ok. Buon danno, buon danno. Per buon danno intendo danno orripilante. Maschera della madre, utilissima. Che schifo, sì. E adesso andiamo a prendere, dopo che l'abbiamo potenziata, anche la testa di Mimic, che mi sono scordato, ragazzi. Padone o Elsa? Elsa. Grazie White di avermelo ricordato. Ok, facciamo le cose che dobbiamo fare qua sotto. Ma è una speedrun? No, è una noit. La chat ti deluciderà se hai bisogno di sapere che cos'è una noit. Allora. Allora, praticamente, vai Guido. Non tutti i non morti fanno parte della legione, ma tutti quelli che fanno parte della legione sono non morti, giusto? Era questo pure. Non tutti i non morti valgono per... ecco, perfetto. Ottimo. Stasera si mangiano solo Tiensen, 3 o 4 viewers, 51 minuti e 10 secondi. Ok, grande Anif. Vai così. È un'arma, aiuto, scusatemi ragazzi, sono un po' agitato.
Grazie, Guido. Allora, questa, questa e questa. Qui aggiusta gli split? Sì, adesso faccio tutto. Allur. Pinwheel fatto. Poi adesso andiamo a fare la BOC. Ma come la BOC, Mark? Sì, ragazzi. Potremmo anche fare prima Nito, non cambia niente. Però tanto dobbiamo scendere giù. Dobbiamo attivare il falò. Quindi possiamo scegliere poi se andare a fare Nito. Adesso di umanità ne dovrei avere abbastanza perché c'è anche patches, quindi tecnicamente sì. Eccoci, ciao Cactus. Roll. The number of the beast. La 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 la. Sì. Ok, ora possiamo fare il P2. Andiamo anche verso la BOC. Ah, tra l'altro, sapete che questi due staccano insieme? Quindi se tipo hai castato invisibilità e anche il fog ring, sei letteralmente invisibile. Gli unici che ti vedono sempre comunque sono i coglioni dei fantasmi. Madò, regà. Sono le 8. Abbiamo fatto praticamente davvero 2 ore e mezza di run solo per essere qui. Questa run è assurda. Nelle prime versioni di Dark Souls 1 in PvP, sta cosa era molto usata perché non potevi essere lockato dalla versione. Sì, mi ricordo. Mi ricordo che ne avevamo già parlato.
Ok, santuario delle gambe del fuoco. Andiamo da Rickard. Dio mio, ragazzi, quanto sono agitato. Soprattutto per i quattro re, perché cioè, adesso vedremo qual è il danno a Nito e da lì capiamo se è fattibile. Allora, osso del ritorno, ragazzi. Ok, Viber. Sono dimenticato di patches. Da qui non possiamo prendere la maschera del figlio perché non abbiamo abbastanza anime. Ah, Nito. Fuck. Vabbè, facciamo Nito a sto punto. La run più blind del mondo. Ok. No, no, non fa niente, va bene fare Nito prima. Però così sono in mid. Non abbiamo preso la testa di Mimic. Ogni secondo che passa questa run va a caso, amici. Sono troppe cose da fare dopo aver preso la Moonlight. Tutto quello che non abbiamo fatto prima. Nelle altre run è dritto per dritto. Qui è come se facessi un altro early game. Vabbè, tanto non serve qua il setup per l'RTSR neanche per la BOC, quindi per quello va bene. Testa di Mimic è da noob, beh, insomma. Io sono in disaccordo con questa affermazione. Vediamo il danno, ragazzi. Secondo voi? Rispettabile. Rispettabile. Ollo satanico, benvenuto nella legione. Grazie mille, il follow gentilissimo.
Abbiamo fatto con meno, vero, vero. Io mi basavo più che altro sul danno che facevo adesso per capire quanto sarebbe stato male con i quattro re. E non sembra malissimo. Certo, non sembra neanche divertente, ma non... non credo di dovermi preoccupare più di troppo. Beyond the moonlight. Tutto culo. Stanno rimandando indietro il pad. Oh, far away. Che vuol dire tempo di attesa, boh, scusami. Scala solo su int sta cosa? Fatemi capire. Ah sì, S in int, perfetto. Ma quindi tipo fino a quanto porta avanti sta cosa? Boh. Basta, no? Quindici anni che non sentivo sta canzone, ma è una grande canzone. Right. Right. All right. Che si occupa del trasporto a un sito che fa cacare. E sia per l'andata che per il ritorno non mi trovo... mi trovo il pacco 8 volte su 10. Quelle uniche due esce... verrà eseguito appena possibile. Eh vabbè dai, Mudge. Abbi pazienza, sono sicuro che arriverà. Perché posso fare un altro livello? Sono scemo? Sì, sono scemo. Sì, ne avevo a voglia di anime. Ok, stamina. Ho ucciso Pacisse, sì. Deserved. Dai. Ah, per quello le anime? No, non credo. No, 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 ne avevo già troppe. Pacis mi diceva, mi dava tipo 1000 anime, io ne avevo tipo 24.000, me ne servivano solo 8.000 per la maschera o un sassolino. Cioè, adesso me ne avanzano 8.000. E sono quelle che avrei potuto usare per prendere le robe, quindi non credo che sia stato Pacis a darmele. Sassolino necessario, sassolino obbligatorio. Se non prendi il sassolino non puoi finire la noit. Proprio si blocca il gioco per sempre. A proposito, sono un po' preoccupato per la... registrazione, ragazzi, perché... oddio, tecnicamente dovrebbero bastare i giga che avevo sul...
sul disco, eh. Però. Partecipano al gioco della pietruzza? Sì. La gente che l'ha fatto, che ha validato in live? Sì. Sebas ha partecipato. Vado a pappare. Arrivederci. Ciao Guido, mi è mancato il tuo arrivederci. Enjoy the pappa. Arripiate. Validano solo se vincono. Si spiega Andre. No, tranquillo, Seb. Era una battuta scema in generale, non è colpa tua. Faccio io, quindi dovrei capirle. He was able to save others from death, but not himself. How ironic. Right here now. Ah, ragazzi, testa di Mimic dopo la BOC, eh? Ricordiamoci, per favor. Ora bio sì con la regola di CBD. Ecco, no. Magari no. Quanti cicli? Se è meno di 8 si gode. Siamo a 2. 3. Quattro. Il record è 8. Nelle ultime run sì. Cinque. Sette.
4 minuti nell'ultima run? Benissimo. Otto. Nove. O siamo a 10, non mi ricordo. Dieci. Undici. Dodici. Tredici. Quattordici. Oh là là, al quindicesimo. Beh dai, not bad. Vamos. Grazie, bio sì, grazie. Aiuto. Hey, Rome. Ah, questi li scambio però perché mi dà fastidio. Tanto danno. Ah! Tutto controllato, calcolato, easy. Fatto. Era una strat per farselo dare subito.
E come potete vedere non fallisce mai, quindi se volete usarla nella vostra run, prego. Assolutamente. Markish Strat TM. Of course. Non posso fare livelli, vero? No, non ho neanche ucciso il Mimic. Il primo di Anor Londo. Easy, calcolato. Ti ha fatto quella mossa lì, immagino. Ti fa vedere gli spagnoli la strat, la Markish strat consistent per il simbolo, certo. Per fargli vedere le nostre olive. Comunque ragazzi, io vorrei sottolineare che mi sto rendendo conto. E non è bene rendersene conto adesso. Sarebbe co meglio rendersene conto alla fine della run. Mi sto rendendo conto di quanto questa run sia folle. Che sei mid corri più lento? Sì, di poco, ma sì. No, vabbè, ma se ti togli tutto e rimani con la testa di Mimic, Kallen sei comunque in mid. Non hai abbastanza stamina già. Ah no, beh sì. Sì, no, non te lo consiglio il mid in quella sezione lì. Io onestamente non credevo fosse fattibile in maniera consistent. Neanch'io, però poi ci ho lavorato un po' e. Tada! Spada del Grande Lord, quella credo che sarà meglio, onestamente. Che bello sto Sif, guarda qua, meraviglioso. Sempre grazie, grande White. Tutto culo. Oh, il dannino comunque c'era, eh? Posso dire? A Sif almeno il dannino c'era. Molto meno bullshit o sbaglio? D molto meno bullshit, Kale, per quello che ti dico di impararlo.
No, sì, no, non vale proprio un cazzo la pena. Anche sulla carica, Cal. Su tutti e due. È doppio punish, quindi finisce ancora prima. Però lo punisci quando abbassa il muro per fare il follow up dall'alto. Fai un tutorial. Io o White? Fare io il tutorial per White mi sembrerebbe un po' da figlio di puttana, però solo. Qualcuno! Qualcuno faccia un tutorial! Ma tanto te in Sorcery Only fa cagare sempre, Sif, no? Cioè, almeno a me faceva un po' cagare. Va bene. Non facciamo la maggiata qua. E dai, su. Bene. Dun 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 dun. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei.
Let's go. Ok, non mi sembra ci sia gente. Ok, non era proprio ciò che volevo che succedesse, ma va bene così. Yotso forever. You forever. Forever. Bello, Life Eternal. Ok. Il danno poteva essere peggio. Anche meglio, però. Suka, non ci provare. Pazzo bastardo. Coglione. Grazie alle GG, ragazzi.
Grazie, Sprepids. Grazie, Mesnio. 883 momento. Fucking finally. Sei? No, non sono tanti i parry sto giro, Gwyn. Dovrebbero essere tipo 4 massimo. Beh, il quarto forse mi basta un R1. Non so se mi sento di provare e testare, ma forse mi basta un R1. Bet per il numero di parry, ma volendo. I moderatori hanno tanta voglia. Sono stato messo in ci sono quasi, ragazzi. E sto giro forse mi piacerebbe anche un bel on pace. Se è possibile. Bellissimo. Stocco Cosa cazzo è appena successo? Ah!
Porca puttana! Dio mio! Ciao, Fra! Dio mio! Ragazzi, questa era assurda! GG, boys. Spogliarello per festeggiare. Dio mio. 2:45:38. Non è andata neanche tanto male. Oh mio Dio, ragazzi. Curgo, si potrebbe fare. Guarda che sono arrivato durante Sif. Beh, vabbè, è stato un bel momento per arrivare. Però livello 62. Scusatemi. Allora, ragazzi, bettate il sasso. Erano tre perri comunque, Gwyn. Tre compreso tre? Vabbè, ok. Ah, pronti? Saluta YouTube? Certo. YouTube, merda. Se foste stati qui, mentre c'era quella roba lì a Gwyn, ve la sareste goduta 10 miliardi di volte in più. Quindi vi prego, passate in stream. Vi prego. Vi ho fatto la Moonlight Only. Sapete che cazzo vuol dire? Che ho speso più di 20 ore per fare la strategia per tagliare la coda Sith? Capite? Non potete stare su YouTube. Non mi dà soldi YouTube. Non me ne dà. Tutti qui a fare le sub. Pretendo. Va bene. Pronti, amici? Colore del sasso. Let's go. Bettate, abbiamo il giallo, l'arancione, il rosso, l'arcobaleno, che ha una percentuale di uscire minore delle altre. Il verde, l'azzurro e il blu. E il fucsia. Forza. Forza, amici. Abbiamo un blu, un altro blu. Vado a cucinare, dico blu. Ciao, buona cucinazione, White. Grazie di essere stato qui con noi. Blu e arancione, blu e arancione. Poi azzurro, che non l'ha detto nessuno. Bravo, Ripred. Così si fa. Rainbow. Mesnio punta tutto sull'assurdità. Giallo, fucsia. Let's go. Pronti? Il colore del sasso è fucsia! Complimenti a Seb, che, dato che è stato l'unico a dire fucsia, se non sbaglio, giusto? Me ne assicuro. È stato l'unico a dire fucsia? Credo di sì. Seb si becca, perché sono un bravo streamer, una sub in regalo. Seb, goditi lo stemma, l'emote e la visione senza pubblicità. Grazie mille di essere qui in quasi tutte le stream. Ciao amici, io vi saluto mentre vado a piangere sulla mia cena per questa cosa che ho appena finito. Mi sto sentendo male, aiuto. E viva l'adrenalina, e oggi ci vediamo dopo cena per le 21:45 circa. Ragazzi, esatto, doppio bacio. No, ragazzi, volevo dire una cosa. Grazie davvero dal profondo del mio cuore di essere tutti qui in questi giorni, perché vedo che comunque c'è un po' più gente del solito, e potrebbe essere una cosa di cui non me ne frega niente, roba del genere, o in realtà no, cioè nel senso è chiaramente qualcosa che mi fa piacere, e secondo me ci annoiamo anche tutti un pochino di meno con le conversazioni che abbiamo fatto in questi giorni. Grazie a chi intrattiene la chat mentre io sono molto focussato sul gioco. E niente, siete una bellissima community e vi voglio tanto bene. Ciao amici. A domani. Cioè, scusa. A dopo. A 21:45. Sì, dai, 21:45 ci può stare. Ciao amici. Ciao. A dopo. Ci inventiamo che run fare dopo. Ma dovevi fare lo stocco? Sì, faccio lo stocco.